Benvenuti e ben sintonizzati su Gallura News e sul presidio di occupazione del Palo Vetturi. Siamo arrivati alla 37esima giornata di occupazione, una giornata anche questa intensa, piena di eventi e di avvenimenti, qualche piccolo screzio, ma insomma tutto poi viene ricomposto grazie anche all'armonia che all'interno del presidio esiste e che fa sì che le cose si discutano e ci si chiarisca sempre. Quest'oggi sono state due le cose insomma più importanti da segnalare, sono state due. La più importante è quella che stamattina, aprendo il giornale La Nuova Sardegna, abbiamo con nostra grande sorpresa visto un articolo a firma di Angelo Mavuli, ovviamente è il cronista della città, si occupa di politica e si sta occupando anche di questo presidio, che aveva un taglio decisamente scorretto, io l'ho definito sconveniente, scorretto e sicuramente non appropriato per quanto riguarda quello che è successo mercoledì 21 ottobre, quando qua presso il presidio si è riunito il consiglio dell'Unione dei Comuni col presidente pro tempore Andrea Biancariddu e gli altri sindaci che all'unanimità sono arrivati su richiesta del presidio che ha posto loro questa prova ha chiesto loro questa prova di estrema responsabilità, hanno deciso di dimettersi se entro i 10 giorni, lo precisiamo, lavorativi, non si risolvessero le questioni inerenti la lotta che stiamo portando avanti appunto da 37 giorni. Il taglio dell'articolo sicuramente tanti di voi lo hanno visto, sicuramente i presidianti che sono presenti stasera, siamo un bel gruppo, lo hanno certamente letto, lo abbiamo anche ovviamente evidenziato, estrapolato e appeso anche nella nostra bacheca dove mettiamo tutti i documenti ufficiali, compresi articoli di stampa che ci riguardano, che riguardano questo presidio. L'articolo ha un taglio decisamente sbagliato perché comunque non tratta dell'evento in sé, perché la notizia in sé era solo una, le dimissioni dei sindaci all'unanimità del distretto dell'Unione dei Comuni, 11 sindaci, anche se erano presenti 9, 2 erano assenti giustificati, il sindaco di Santa Teresa e il sindaco di Luras, Maria Giuseppina Caretti, ma ovviamente hanno entrambi aderito alla volontà dell'unanimità espressa dal Consiglio dell'Unione dei Comuni che si è riunita qua. L'articolo ha trattato di tutt'altro. In poche parole, non si fa né un cenno a questo evento straordinario, non è mai successo né nella storia della comunità montana né nella storia dell'Unione dei Comuni che i consigli di questi due enti si svolgessero al di fuori della sede istituzionale che non è certamente un presidio di occupazione in ospedale. Questa è una cosa già di per sé importante, siamo riusciti in qualche modo, poi ci daranno conferma anche tutti i presidianti presenti, siamo riusciti a far venire i sindaci qua e a dare loro determinati compiti, li chiamiamo così, i compiti che loro si sono presi l'impegno votando sì alle dimissioni se entro appunto quella data dei 10 giorni lavorativi non riuscissero a portare avanti le nostre istanze. Il taglio riguardava tutt'altro, riguardava un aspetto marginale di quanto è successo, tra l'altro è venuto fuori quasi alla fine, mi date conferma che è successo quasi quando stavamo per chiudere, nell'intervento del sindaco di Calangiano Fabio Albieri, che oltre a dire sì mi dimetto anch'io perché questa è stata la volontà di tutti, ha aggiunto non solo io consegnerò la mia tessera elettorale e inviterò anche i miei concittadini a fare altrettanto. Fin qua mi sembra che stiamo ricostruendo fedelmente quanto è successo in quella giornata. L'aspetto, il taglio invece dato all'articolo del cronista era di tutt'altra specie, già con il titolo di per sé, che ricordiamo una cosa che molti non sanno, ma il titolo non lo fa chi compone l'articolo, lo fa il titolista del giornale, è stato dato chiaramente il titolo in base a ciò che il cronista ha riportato per questo evento. Evidentemente sono due le cose, o lui ha fatto un articolo più composito dove c'era anche altro, tra cui le dimissioni dei sindaci che di per sé è la notizia, non una delle notizie ma è la sola notizia importante,
oppure è stato fatto volutamente un taglio sbagliato e non si sa il motivo per cui è stato fatto. Ora mi sembra di aver detto tutto su questo argomento per quanto riguarda il giornale, poi passeremo all'altro argomento importante che è l'avvenuta di un sindacato qua al presidio. Interpelliamo Giovanni che vuole dire la sua riguardo a questo taglio che è stato dato dal cronista all'articolo del giornale. Giovanni. Io volevo dire questo. Circa 15 giorni fa Biancareddu si è dimesso con i sindaci dell'Alta Gallura dal consiglio di amministrazione dell'ASL. In quell'occasione è stata data una notizia in seconda pagina sulla Nuova Sardegna. Non capisco questa diversità, due pesi e due misure, in quanto mi sembra più importante che 11 sindaci che si dimettano, sì, che diano una notizia e facciano per la prima volta nella storia della... Per quello che conosco io non è mai successo. Costituzione italiana. Io la chiamo Comunità Montana, ma non è la Comunità Montana. Sì. La vecchia Comunità Montana. In Sardegna non è mai capitato. Ecco, posso dire. Accada una cosa del genere e non si riporti una notizia di tale importanza, non si riporti. Non voglio credere che ci sia stato un malinteso fra il cronista e la redazione. Non lo voglio credere. Io voglio solo ribadire questo, che questo presidio e la città di Tempio, per essere una forza, per ottenere qualcosa, ha bisogno anche dei giornalisti. Ha bisogno anche dei giornalisti. E faccio un appello ai giornalisti, ai redattori, alla redazione, e faccio un appello anche ai giornalisti. Perché, come avete detto voi, io sono da pochi giorni che sto frequentando per problemi vari e ammiro le persone che sono qua da 35 giorni. 36. Si stanno facendo un grosso lavoro, certo. E sminuire il lavoro di questa gente, sì, da certe persone non è giusto. Sono d'accordo con te. Nina, il fatto stesso che non sia stato dato nessun rilievo né al fatto che per la prima volta un consesso così importante come il Consiglio dell'Unione dei Comuni, che rappresenta 11 comunità differenti, si sia riunito all'esterno della sua sede, e né sul fatto che questo presidio l'ha voluto, questo consiglio l'ha voluto il presidio di occupazione e non che è stato casualmente fatto qua. È stato chiesto da noi per interposta persona attraverso il sindaco Andrea Biancareddu, che è il presidente in questo momento, quindi colui il quale può in qualche modo poi insieme agli altri decidere se farlo, se è possibile giuridicamente farlo oppure no. Il sindaco si è impegnato e alla fine siamo riusciti in questo intento. E non solo, è la cosa più importante, che questo consiglio è andato a buon fine. Un evento straordinario è stato. Sicuramente. Un evento che ha fatto piacere che i sindaci finalmente si siano riuniti proprio per questo grosso problema che è di tutto il territorio. Sì. Non voglio aggiungere altro perché comunque sei stato esaustivo tu anche Giovanni. Io stamattina sinceramente ho fatto la notte, ieri notte qua, sì, e non vedevo l'ora di leggere il quotidiano che rappresenta, sì, questo tutto il nord Sardegna, sì, e sinceramente ci sono rimasta malissimo. Questa cosa la devo sottolineare, Angelo Maguri, cosa cavolo sta pensando quando con le dita, dei digiti, gli articoli che deve pubblicare, che cosa stai pensando? Sei contro questa lotta, che lo dica chiaramente, perché altre volte ha boicottato gli articoli che noi abbiamo voluto pubblicare. Sì. E cosa posso aggiungere altro? Mi dispiace certamente, perché chi ci deve aiutare invece ci ostacola e questo non è giusto. Certo. Io ci sono rimasta malissimo perché eravamo qua tre presidianti, non vedevamo l'ora di vedere il ragazzo che porta il giornale, per prendere il giornale e leggere una notizia che pensavo non fosse solo per la Sardegna, ma che addirittura in prima pagina fosse portata anche, certo, fuori dalla Sardegna. Certo. Invece, almeno in cronaca regionale, dico io.
La cronaca locale, ricordiamolo, ha sette edizioni, assolutamente. No, e probabilmente lo farà. Un articolo che non corrispondeva neanche a quello che è assolutamente successo. Sì. E quindi insomma, certo. Lascio immaginare. Certo. Paolo. Ma poi quello che diciamo noi fuori dal contesto che pensiamo, sì, qua, per esempio, vai fuori e ti trovi a dire guarda cosa c'è scritto sul giornale, che sensazione hai? Ti senti inerme su queste cose, perché sì, dici ma l'appoggio del giornale dov'è? L'appoggio della, diciamo, certo. Adesso volevo dirvi soltanto questo, io questa sera ho sentito il sindaco e probabilmente domani stesso uscirà fuori un articolo non di rettifica, non di, ma semplicemente per chiarire questo aspetto che a dire del cronista è stato in qualche modo travisato. Tagliato, no, proprio tagliato dalla redazione del giornale. Quindi vediamo un po' se le cose stanno così. In ogni caso lui domani dovrebbe uscire un articolo veramente che chiarisce la posizione non del presidio ma di quello che è successo realmente, che poi la notizia quella era, non erano altre notizie. Stanno giocando a ping pong. Non lo sappiamo, non sappiamo se c'è qualcosa di dietro che vuole invalidare la nostra azione e anche la forza che stiamo mettendo tutti in quello che stiamo facendo. Non dimentichiamo il periodo che siamo. Siamo in periodo di campagna elettorale e c'è, e ogni cosa è buona per speculazioni e strumentalizzazioni, quindi non mi meraviglierei di niente, sinceramente, dal mio punto di vista. Tanto io penso solo... Aspetta, ci arrivo. Io per quanto riguarda i giornali penso solo che anche qua ci vuole coraggio, e qualcuno che scrive o che non scrive si deve dimettere, ma chiamare basta. Perché qua veramente tutti contro un sistema che noi chi ci 37 giorni per questo ospedale senza fini di niente, cioè per il popolo e per noi tutti, perché abbiamo bisogno di cure. I giornalisti, cioè adesso si deve sapere innanzitutto la verità di questo articolo, e chi ha sbagliato deve pagare dimettendosi se è un uomo e ha coraggio. Bravo Giuseppe. Oltre all'articolo sul giornale c'è anche una questione del video che ha fatto della diretta. Sì. E non so se l'ha fatta apposta o se è stato uno sbaglio. Vabbè, non azzardiamo cose che non sappiamo, in ogni caso. Comunque non si sente niente in quel video. Certo, ma è un problema che ero notato da subito, chi stava ascoltando. Sono due cose che averle sbagliate tutte e due contemporaneamente, sembra. Certo. Vabbè. Secondo me il boicottaggio è avvenuto già durante la riunione dei sindaci, perché la ripresa che ha fatto, io almeno quello che ho visto, che ho visto poi su YouTube, era dimezzata la ripresa, non si sentiva niente e certe parti le ha proprio tagliate. Quindi questo boicottaggio per la giornata secondo me c'era già da prima. Adesso giusto perché si parlava di diretta, invece la diretta non c'era. No, la diretta doveva essere ed era su YouTube, però questa diretta in streaming che si può fare tranquillamente, la possiamo fare tutti, anche noi se vogliamo ora possiamo fare una diretta su streaming col telefonino chiaramente, non con questa telecamera, perché non ho gli strumenti per farla, altrimenti si può fare. Evidentemente sono due le ragioni: o il segnale che aveva a disposizione internet era scadente, quindi non sufficiente a trasmettere, oppure c'è stato qualche cablaggio sbagliato, perché c'era un fischio assordante sotto che non si riusciva a capire da cosa derivasse. Di solito sono i telefonini che interferiscono, ma in questo caso non credo se era questa la ragione. Vabbè, ce ne facciamo una ragione, dai, ormai esiste un documento, ecco, volevo arrivare a quello, un documento che è pubblicato su YouTube, sul sito mio personale, ma in ogni caso su YouTube lo si trova facilmente, che fortunatamente grazie all'amico Pancrazio, che è giusto dargli l'importanza anche a questo aspetto, abbiamo integralmente registrato, integralmente riproposto con un audio, mi sembra, Pancrazio, accettabile. Non riesco a capire una cosa, cioè a livello giornalistico, ci sono giornalisti che fanno 30 anni di attività e non riescono a fare uno scoop del genere. Cioè, questo che poteva fare Mabuli,
poteva andare nelle prime pagine di tutti i giornali e anche nei telegiornali. Cioè, io credo che la minaccia di gli 11 sindaci di dare le dimissioni sottoscritte davanti... No, la minaccia, hanno rassegnato le dimissioni. Sì. Grazie al fatto che è stato chiesto come atto di responsabilità, non è che hanno minacciato, si dimettono se non si raggiunge di consegnare le schede elettorali, certo. Noi siamo pronti chiaramente a farlo, certo. Però penso che questa poteva portare questo giornalista a una visibilità a livello nazionale, perché un fatto del genere credo che sia, se sia verificato, non lo so se si è verificato mai in Italia, anche per motivi molto più importanti, terremoti, alluvioni. Sì, può capitare un comune e il sindaco si dimette. Sono rimasti sempre in sella e non hanno mai minacciato il governo di dare dimissioni per motivazioni del genere se il governo non interveniva a dare una mano a questi qua. Cioè, vediamo dai terremoti, c'è gente che ha 5 anni nelle baracche, i sindaci sono rimasti in sella, nessuno ha preso questa decisione. Questa decisione che hanno preso i sindaci di questa comunità, 8 sindaci più 3 di 8 della comunità montana più altri 3, penso che sia un fatto straordinario, un fatto a livello nazionale, di una valenza impressionante. Certo, sono d'accordo. Non vedo per quale motivo, io credo che anche le testate nazionali dovrebbero interessarci a questo fatto. Certo, adesso giusto per chiudere questo argomento e anche per dare... in qualche modo la chiosa a tutto, anche a questa parliamo, Battista, della telefonata che tu ti sei affrettato a fare non appena hai letto l'articolo. Chiaramente il tuo immediato giudizio è stato pessimo, negativo, come è stato quello di tutti, perché noi ci aspettavamo un resoconto esaustivo della giornata e non lo è stato. Allora tu che cosa hai fatto? Allora io stamattina la prima cosa che ho fatto, Alessia, come sono arrivati i giornali, ho preso proprio il quotidiano per leggere la bella notizia della dimissione dei sindaci e vedendo questo cavolo di articolo che ha fatto questo emerito imbecille, lo chiamo a questo punto, ho cercato di richiamarlo col telefono per diverse volte e non, senza rispondere. A un certo punto ho preso il telefonino, ho fatto una foto all'articolo e l'ho pubblicato su Facebook scrivendo che le notizie si scrivono a metà. Dopo circa un quarto d'ora ha squillato il telefono ed era Macuri chiedendomi che volessi e ho detto ma è modo di fare un articolo questo? Ha detto perché? Ha detto sì, perché la notizia importante non c'è stata. Ha detto, tu hai messo quello che ti è sembrato a te una notizia, ma per noi la notizia importante era la dimissione dei sindaci, di 11 sindaci, non di uno, di 11 sindaci che sono venuti qui al presidio. E lui mi ha detto che è stata la redazione a tagliare l'articolo, a metterlo in quel modo lì. E io sinceramente mi sono un po' incavolato, alla fine gli ho chiuso il telefono. Va bene, direi che su questo argomento adesso chiudiamo definitivamente con Alessandro, che nel frattempo ci ha raggiunti. Alessandro, parla un po' a voce alta, che sei distante. Sì, no, io capisco la delusione e anche la rabbia di questi cittadini che in questi giorni hanno lottato e sacrificato per arrivare a un risultato che anch'io considero di portata nazionale. Poi non è importante se nazionale o meno, l'importante è che non è sottovalutabile da parte dei vertici di questa regione e soprattutto anche dell'ATS. Però ve lo dico, io ho già avuto a che fare con questo giornale, è una cosa che non tiro fuori volentieri, intanto perché riguarda una parte della mia vita, personale e politica. Però è un giornale che opera in questa maniera qua, soprattutto la redazione di Tempio Pausanio. Noi a volte abbiamo questo giornale, in Cronica di Tempio troviamo una fotografia a mezza pagina, un articolo a mezza pagina dove c'è un orologio che va indietro 20 minuti, c'è un canile da aprire da 10 anni,
che prende spazio invece a un'iniziativa che coinvolge migliaia di persone, oppure una busta della spazzatura lasciata vicino a un albero, non messa dentro un cestino. Adesso a me danno molto fastidio questa cosa perché coinvolge altre persone, persone che io ho imparato a stimare, a conoscere, ad amare, altri li amo meno, ma insomma voglio dire sta nel gioco della vita. E vi racconto una cosa che probabilmente voi non avete sentito da nessuna parte, qui. Questo è un articolo che è stato pubblicato il 14 ottobre del 2017, ma voi non l'avete letto sulla Nuova Sardegna. Non citerò il partito, non citerò, non darò dettagli sulla questione, perché la questione qui è la sostanza paragonata a quello che è successo, a quello che è accaduto oggi, per arrivare poi a comprendere con chi abbiamo a che fare. Tessere del partito, omissis, depositate e utilizzate durante l'assemblea organizzativa, omissis, e disconosciute dalle persone alle quali erano intestate. L'ipotesi della procura di Tempio è che si tratti di tessere e firme false. Per questa ragione i pubblici ministeri gallurese hanno aperto un fascicolo che ipotizza il reato di falso, che parte da una segnalazione fatta in occasione dell'assemblea omissis. Le tessere sono intestate a persone tutte residenti in Gallura, che però, sentite dalla polizia giudiziaria, avrebbero escluso di essere iscritte al partito, almeno all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta. L'esposto che ha fatto scattare gli accertamenti sarebbe partito da omissis. Le indagini sono in corso, le verifiche riguardano il livello provinciale del partito nell'organigramma degli ultimi mesi del 2016. Questa notizia è stata pubblicata dall'Unione Sarda nella data che io vi ho detto. È stata data al TG3 regionale e a Videolina per 3 volte consecutive, in 3 appuntamenti, mattina, pranzo, cena, mattina, pranzo, cena. È stata ripresa a livello locale da Gallura News, ma la Nuova Sardegna non ha pubblicato una riga. Questo è il concetto di informazione che hanno certi giornalisti. Questo articolo voi lo trovate tranquillamente nell'archivio dell'Unione Sarda, o molto semplicemente utilizzando un motore di ricerca, digitando testualmente scandalo tessere false a Tempio Pausania. Qualcuno di voi ne sapeva qualcosa? Qualcuno di voi l'ha letto? Beh, io sì, ma io non faccio testo, io lo sapevo, ma non faccio testo. Questa è la realtà delle cose, vi cercherete, se avete voglia, di conoscere i protagonisti per farvi un'idea del protagonista con la penna in mano. Digitate scandalo a Tempio Pausania, tessere false, e vi farete un'idea di che cosa noi oggi stiamo combattendo. Non l'ho mai fatto, Antonio lo sa, non l'ho mai fatto questa cosa, perché riguardava me, riguardava una parte dei miei compagni e delle mie compagne. E noi ci siamo esposti per questo, perché non abbiamo accettato questi giochini di tessere false e falsificazione e quant'altro, non lo abbiamo accettato. Evidentemente a qualcun altro ha fatto comodo, a qualcun altro a livello politico e anche a livello giornalistico. Va bene, Alessandro, chiudiamo qua l'argomento e parliamo un attimino, magari con, non so, chi vuole dire qualcosa. Ci sono degli sviluppi interessanti di cui ho dato notizia, perché le dimissioni dei sindaci non è che sono rimaste così sul piatto e nessuno ha raccolto questa ovviamente denuncia silenziosa ma molto, molto forte, molto importante dei sindaci, che si potrebbero dimettere qualora non vengano accolte le istanze che sono state chieste anche da loro. Le conseguenze sono state immediate. C'è stato un immediato riscontro con il prefetto di Sassari, adesso mi deve scusare il prefetto ma non ricordo il nome, ma non ha importanza. Dottor Marani. Il prefetto ha praticamente preso in mano la nostra situazione. Dopodiché ieri giovedì, e mi pare che era ieri il ministro dell'interno a Olbia, giusto? Sì. Ieri ha avuto un incontro informale, nel senso che non era
la visita del prefetto a Urbia era ovviamente dovuta all'arrivo del Ministero dell'Interno in qualità di prefetto, all'obbligo di farlo. È stato chiamato, contattato il presidente Anci, in qualità di presidente Anci, Emiliano Degliana. Nell'incontro è scaturito praticamente un qualcosa di importante, perché è stato consegnato al dottor Marani, è stato consegnato il documento ufficiale che l'Anci ha dato anche a noi, quindi il prefetto nel suo ruolo può fare poco, perché dal punto di vista dell'argomento non è materia sua la sanità, però in ogni caso si è attivato immediatamente affinché si venga fatto martedì prossimo, e questa è la notizia, martedì 27 novembre alle ore 15 presso la sede della prefettura di Sassari, che non ricordo male in Piazza Italia, se non è cambiato in Piazza Italia, verrà convocata un incontro con tutti gli 11 sindaci del territorio. Nell'incontro si ribadirà la volontà dei sindaci di dimettersi se non verranno accolte le istanze chieste dal territorio. Quindi, lettera, se la vuoi, non è importanza, la lettera l'ho già pubblicata, quindi è già pubblicata su Gallura News, qualora uno la voglia leggere. Comunque è abbastanza sintetica e comprende questa parte che vi ho appena finito di dirvi. È un passo, anche questo è un passo, uno dei tanti, uno l'abbiamo avuto già mercoledì scorso con quello che è stato determinato dall'Assemblea dell'Unione dei Comuni. Questo è un altro passo avanti, ci stiamo muovendo, si stanno muovendo. Emiliano ha tenuto a chiamarmi, Emiliano Degliano mi ha chiamato personalmente, ho anche registrato, come faccio sempre, le telefonate, non perché abbia altri secondi scoop, ma perché è importante per me registrare quanto mi dicono, perché qualcosa può sfuggire, e ho riportato anche le sue parole in un articolo che ho pubblicato questa sera, dove praticamente ci dice: ci avete dato un compito e noi lo vogliamo portare avanti. Questa è una presa d'atto, insomma, una presa di coscienza che non siamo soli, adesso il territorio si sta muovendo. È chiaro, mi insegnate voi, perché io di politica ne mastico da sempre abbastanza poco, che potrebbe esserci dietro qualcosa che non ci piace, ma noi abbiamo detto dal principio: non accettiamo strumentalizzazioni. Non vogliamo che questo presidio rappresenti un trampolino di lancio per il 17 febbraio, quando verranno fatte le elezioni regionali, sarà giornata di elezioni. In ogni caso dobbiamo accettare in questo momento chi per ruolo istituzionale, quindi sindaco, sindaci, presidente Anci, ha mostrato, non voglio dire una parola un po' pesante, ma ha mostrato le palle, va bene? Ha mostrato le palle accettando di a secondare le nostre richieste, cioè ci rimettiamo. Questa era la notizia, e non torniamo indietro su quello che abbiamo finito poco fa di dire. Ok, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa sull'argomento prefetto? Avete, no? Va bene così? Ok, allora andiamo direttamente a toccare l'altro argomento importante di cui ancora non abbiamo parlato. L'argomento importante è la venuta a tempio della CGIL provinciale, dell'FP Funzione Pubblica, quindi della CGIL, e anche del sindacato di categoria, cioè della categoria sanitaria, eccetera. Io stamattina non ero presente, quindi il racconto io non ve lo posso fare. Chi lo se la sente di farlo il racconto di stamattina? Qualcuno dei presenti? Alessandro Corbella. Alessandro. C'era. Che io non ero presente, se no l'avrei già detto io. Pancrazio. È stato sfortunato. No, vabbè, era una visita tra l'altro concordata, insomma, che aspettavamo. La CGIL Tempiese ci aveva avvisato che sarebbero venuti oggi è venerdì a metà mattinata, quindi ci siamo fatti trovare, si è presentata una folta delegazione, praticamente l'intera segreteria provinciale della CGL. Niente, diciamo che l'inizio del confronto è andato anche benino, insomma, poi ci siamo un po' scontrati su alcune valutazioni inerenti all'ospedale, la riforma ospedaliera e quant'altro. E si sono alzati un pochettino i toni tra noi. Detto questo, abbiamo chiarito alcuni punti. Poi tranquillamente continuate. Abbiamo chiarito alcuni punti fermi su
questi che sono per noi punti fermi, cioè che noi accettiamo questo tipo di approccio rispetto a, alla rete e al riordino previsto nella riforma, perché non tiene conto di alcuni parametri che sono fondamentali, la densità della popolazione, la carenza o i limiti delle opere infrastrutturali che di fatto non esistono, la viabilità e quant'altro. Dopo un lungo confronto ci siamo calmati un po' tutti quanti, perché i toni erano abbastanza alti e niente. Abbiamo accettato per il momento con riserva la loro venuta, nel senso che l'accordo che c'è stato tra noi è stato quello che loro avrebbero prodotto un documento d'appoggio non solo al presidio, ma a quello che noi abbiamo chiesto, alle nostre rivendicazioni che abbiamo inviato ai vertici di questa regione e che poi hanno prodotto il risultato che sappiamo, di cui stavamo discutendo prima, la presa d'atto dei sindaci che non si era ottenuta alcuna risposta per l'ennesima volta e quindi alla decisione di dimissione, insomma, sono state chieste e accettate. Detto questo, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Vabbè, gli sviluppi. Abbiamo... Sì. Gli sviluppi ci saranno sicuramente, perché martedì già sapremo cosa ne è venuto fuori dalla visita dei. Ma mi hanno assicurato che mi terranno informati. Ad onor di cronaca, insomma, sempre per rispetto della verità, il sindaco di Tempio aveva già contattato il prefetto di Sassari, aveva già contattato, e il documento ufficiale anche di questo che è successo verrà, penso, domani pubblicato, giusto perché non c'è una primogenitura, però non c'è neanche una secondogenitura, insomma, in qualche modo non è che è arrivato prima uno poi l'altro, in questo caso non è chi arriva prima, è una cosa certa. Martedì sono tutti riuniti nella prefettura Sassari, tutti i sindaci, e da questo incontro verrà fuori, immaginiamo, qualcosa di importante. Il sindaco di Tempio è andato oltre quello che è l'interessamento da parte del prefetto con questo incontro, ma è andato oltre e ha scritto anche al ministro dell'Interno e anche al presidente del Consiglio Conte. Questo ve lo posso. E anche al ministro della Sanità Grillo, esatto. Sono queste le tre voci autorevoli che d'altronde gli spetta. Tutto quello che possiamo. Bravo. Noi, il nostro scopo non è quello di fare a questo punto pregiudizi di carattere politico. A me personalmente non importa, non lo sapete come la penso, ma perseguire tutte le strade, tutti i sentieri, tutti i dettagli possibili che ci possano portare ad una risoluzione. Se siete d'accordo, non so, penso di sì. La visibilità giusta anche a livello nazionale, visto che a livello locale con l'informazione siamo un po' carenti, deficitari. Quindi speriamo che ci sia la risposta giusta. Alessandro ci ha dato qualche dritta. Vabbè. È quella improvvisata. Non andiamo oltre, bloccati tu, che sennò voi alla fine arriva l'interurbana da qualcuno, è meglio lasciar perdere. Bene, allora, chiudiamo, siamo più di mezz'ora, quindi chiudiamo con un po' di ritardo, ma insomma ne valeva la pena perché le cose erano importanti. Benissimo, al 3, scaldiamo le ugole, 1, 2, 3, avanti, basta! Grazie Antonio.